Ciao e bentornato in un altro video su Avangarage Rec Studio. Trasforma la tua DAW in un mixer analogico all'interno di Studio One e come farlo te lo mostro subito dopo la sigla. Eccoci qua all'interno della nostra sessione di mix. È sempre il brano di Andrea Fish, Plastica, che trovate già fuori su tutte le piattaforme digitali. Se avete voglia di ascoltarlo ve lo lascio in descrizione. Torniamo al nostro argomento scottante. Qual è la cosa che mi è piaciuta di più di questa DAW e che mi ha spinto a passare a Studio One? È la possibilità di trasformare un mix digitale, severo, rigido, tedesco, matematico, in un mix analogico, in un mix più morbido, a emulazione perlomeno analogica. Ma se non lo sapete ancora, questa DAW ha la possibilità all'interno del mixer di trasformarsi in un mixer analogico, di funzionare proprio come funzionerebbe un mixer analogico. Vi faccio sentire una sezione di brano senza niente, quindi completamente digitale. Adesso andiamo a inserire il nostro processore ad emulazione analogica. Ci rechiamo sulla barra del mixer chiamata Mix Effects. Vi dice niente? Effetti di mix. All'interno io ho tutte le categorie, quindi tutte le tipologie di mixer o di emulazione analogica, perché le ho comprate tutte, oppure le trovate incluse nei member di Studio One Plus, quello che era una volta Studio One Sphere. Andiamo a vedere per esempio l'Alpine Desk, che è un desk fondamentalmente di derivazione Alpine, probabilmente di derivazione americana e di emulazione API, di un banco API. Allora, una volta che noi attiviamo questo desk e attiviamo il tasto pass-through, cosa vuol dire? Che include le sorgenti dei canali bus senza MixFX. Cosa vuol dire? Noi questo MixFX lo potremmo inserire diverso, quindi potremmo avere una console differente per ogni bus, ma io voglio che in realtà adesso questo mixer diventi il mixer di tutti i segnali che ho qua all'interno. E cosa posso controllare? Posso controllare la quantità di drive, quindi la quantità di armoniche ricreate dal mixer, che sono diverse per ogni canale e viene fatto in automatico attraverso un solo plugin inserito qui sul MixFX. Quindi ogni traccia è come se all'inizio passasse dentro il mixer. Vado ad inserirlo, metto in play. Plastica nel tuo sorriso, troppa plastica nel tuo sorriso. Aumento il drive. Sentiamo senza. Sentiamo con. Ecco, lo sento decisamente già più ciccione, ma l'effetto è molto molto subtle, molto molto leggero. Se vogliamo un effetto ancora più impressionante, più armonico, hanno introdotto la funzione boost, ossia 0, boost 1 e boost 2. Logicamente boost 1 andrà in maniera un po' più aggressiva e boost 2 in maniera veramente strong. Andiamo a sentire la funzione boost 1. Riparto da 0. Ok, sentite come i transienti della batteria si sono ammorbiditi. Tolgo il plugin. Sentite come diventa proprio, viene su una loudness e tutto diventa più compatto, sembra proprio che ci passi l'elettricità in mezzo. Ora andiamo a sentire la funzione boost 2. Riparto da 0. Già distorce. Ecco, diciamo che questo è un effetto che non utilizzo praticamente mai, perché già a 0 la console si fa sentire. Oltre all'effetto boost, che per dire può essere molto carino sul boost 1 a 6 su questa tipologia di banco, possiamo inserire un noise, un tipico noise analogico, secondo me inutile.
Vedete che ogni canale ha iniziato a produrre un po' di rumore. Ok, se lo tolgo, il rumore scompare. Ecco qua. A me sinceramente non piace molto questa funzione, perché se c'è una cosa bella del digitale è che non abbiamo rumore di fondo. Un crosstalk. Andiamo a sentire cos'è la funzione crosstalk. La funzione crosstalk è quella cosa normale che, per esempio, vi posso mostrare anche nel mio desk analogico. Praticamente, quando si lavorava in analogico, ogni canale non è proprio separato al 100% dall'altro, anche se tenuto muto, ma c'è una piccola rientranza di ogni canale nell'altro canale, logicamente quasi inudibile, ma questo fa sì che in analogico il mix suoni un pelo più tridimensionale, perché tutti i segnali sono distribuiti anche all'interno degli altri canali, in maniera, ripeto, molto 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 subtle, molto leggera. Andiamo a riaprire il nostro plugin e vediamo, attivando il crosstalk, partiamo da zero fino a un livello un po' più spinto. Plastica nel tuo sorriso, c'è troppa plastica nel tuo sorriso, fammi un sorriso. Con giallo inizio a sentire più rotondo, tolgo. Plastica nel tuo sorriso, c'è troppa plastica nel tuo sorriso, fammi un sorriso. Andiamo a spingerci ancora di più. Così rientro e tantissimo, non ha senso. Ecco, all'interno dei miei mix ne tengo sempre un po' al 7-8%, 10%, eccolo qua, lo leggo qua, 9%. E mi aiuta ad avere un po' di rotondità, un po' di coesione, tipica del mondo analogico. Dai, è bello trattarci un po' così ogni tanto quando non ci possiamo permettere con soldi a 50-60 mila euro, però il suono viene ricreato molto bene. Adesso c'è un'altra funzione che è il trasformatore, cioè 1 a 1 o un altro tipo di trasformatore, 3 a 1. Andiamo a sentire col trasformatore normale. Plastica nel tuo sorriso, c'è troppa plastica nel tuo sorriso, fammi un sorriso. Cambio trasformatore. C'è troppa plastica nel tuo sorriso, c'è troppa plastica nel tuo sorriso, c'è troppa plastica nel tuo sorriso, fammi un sorriso. Ricambiamo. Diventa decisamente più acido, più, cioè riconosco proprio i timbri dei dischi registrati con questo tipo di banco. Logicamente la maggior parte di noi non ha mai lavorato su questi banchi, non ci interessa tanto quanto vadano vicino all'originale, ma quanto il carattere che sprigionano questi plugin sia credibile e sia simile a un mix analogico e ci dia un risultato che ci interessa. Ora abbiamo carattere, che può essere impostato su channel o bus. Cosa vuol dire? È quante volte lo stesso segnale, quindi quante volte lo stesso canale, ripassa dentro questo tipo di giro, quindi dentro un'emulazione analogica. Per dire così, ogni canale passa una volta sola dentro questa emulazione analogica. Posso farlo passare fino a 10 volte. Sentiamo. Sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Metto in bypass. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Sentite mano a mano come tutta la saturazione è andata a lasciarci più headroom per poter spingere di più il master, perché sono stati tutti appiattiti picchi e ci suona più basso, ma logicamente è stata inserita una saturazione per rendere un suono più ciccione, quindi se poi in master lo andiamo a tirare su abbiamo una loudness molto 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 più forte, ossia un ascolto molto più potente, possiamo dire tra virgolette. Oltre a questa funzione di carattere, che io tengo sempre più o meno tra l'1 e il 2, ecco, perché non voglio esagerare, a me basta giusto che venga rifinito, io lo chiamo un po' il polish, come la cera sulla macchina alla fine del lavaggio, ecco, questo qui lo inserisco già dall'inizio del mix e mi dà quel polish sul mix. E abbiamo un controllo di master, quindi di mastering proprio, un controllo di master, quindi di volume finale, quindi potrei andare a livellarlo. C'è troppa plastica nel tuo sorriso, fammi un sorriso. Senza. C'è troppa plastica nel tuo sorriso, ecco. C'è troppa plastica. E poi loro cosa ci danno? Un controllo di numero seriale. Cosa vuol dire? Che ogni canale si comporterà in maniera differente per un numero segnale fino ad arrivare a, veramente, mi sa che hanno previsto tipo un numero segnale di 2000.
io lo spingo al massimo, non so quanto. Quindi ogni canale opera in maniera diversa e in maniera diversa da se stesso, per un totale di 2299, secondo me sono 2005, vediamo, no, ancora di più, di, boh, lo sto portando al limite, eh. Vediamo quante combinazioni differenti di emulazioni analogiche possiamo avere all'interno, ma in questa console veramente tante. Sto arrivando quasi ai 5000, vediamo un po'. E si spinge tantissimo. Andiamo fino a 9999 combinazioni differenti, quindi piccole differenze tra un canale e l'altro. Sorriso, troppa plastica nel tuo sorriso, fammi un sorriso. Veramente poco udibili, sono veramente veramente leggere, veramente veramente leggere. Questo per esempio era il banco API. Proviamo a trasformare il nostro mixer in un altro banco che ci può solitamente piacere di più e che piace di più alla gente, che è la Brit Console, in questo caso un banco SSL. È bellissimo, andiamolo a sentire. Così è col boost a zero, diamogli un po' di armoniche. Senza. Plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. E già lo inizio a sentire. C'è, possiamo dargli un carattere vintage, c'è troppa plastica, super, c'è troppa plastica e moderno. Sorriso, fammi un sorriso. Col moderno si accende anche l'armonico, perché possiamo scegliere se sviluppare di più le seconde armoniche o le terze armoniche, quindi armoniche pari o armoniche dispari, che sono un po' più acide solitamente, o avere una miscela di entrambe. Andiamo a aumentare il boost. C'è troppa plastica nel tuo sorriso, fammi un sorriso. C'è troppa plastica. Spegniamolo. Nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Troppa plastica nel tuo sorriso. Decisamente un'emulazione più utilizzabile. Aggiungiamo un po' di crosstalk. Spingo un po' di più il drive. Plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica. Con il sorriso, fammi un sorriso. Io sento che prende proprio vita il mix. Sento proprio il mix che sta prendendo vita. E mi risulta molto più tridimensionale. Proviamo a cambiare un po'. Aumentiamo il carattere. Ok. Se vado ancora più su di boost. Distorsione. Ecco, così siamo proprio al limite, ma dovrei alzare il master perché stiamo veramente saturando. C'è troppa plastica nel tuo sorriso, fammi un sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Veramente un carattere interessante. Se ricercate questo tipo di suono per delle produzioni rock pop anni 90, andiamo sul super anni 80, che dovrebbe essere tipo la console 4000 della SSL, o la modern, sono gli ultimi banchi SSL dove c'è appunto la scelta delle armoniche. Allora, un'altra cosa interessante è che comprando un plugin che si chiama Tape della Softube, che delle volte è in offerta anche a 40 euro, io l'ho comprato a 40 euro, puoi trasformare il tuo mixer in un'emulazione di nastro, quindi avere, cioè, puoi lavorare come se stessi lavorando su un multitraccia a nastro, e questo è veramente interessante. Andiamo a vedere nei MixFX, apro Tape Multitrack. È un plugin un po' pesante, infatti ci vuole un po' per aprirlo, però ne vale veramente la pena, perché al suo interno troviamo tre tipi di emulazione, A, B o C, una scritta con scritto attenzione, un alto high amount, quindi un alto valore di amount può portare a una distorsione desiderata. Partiamo da zero, in questo caso noi è come se stessimo facendo passare all'interno di un multitraccia ogni traccia del nostro mix e di conseguenza anche il bus finale. Andiamolo a sentire già tenendolo a zero e che tipo di colorazione prende. Io sto tenendo su 15 inch per second, quindi ho un po' meno basse e un po' meno alte. Diciamo che era la velocità tipica del nastro, ma lo possiamo portare anche a 30, dove abbiamo meno basse ma più alte. Più abbiamo una regolazione di fino, sempre per il crosstalk, per la stabilità del nastro, quindi un po' più wow chiamato, oppure possiamo dare un boost alle alte frequenze o tagliarle. Io lo lascio in flat per il momento, o portare una saturazione con i livelli di master di input ed output. Andiamo a sentire come lavora. Sorriso, c'è troppa plastica nel tuo sorriso, fammi un sorriso. Sentiamo senza. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica. Si è già un po' ammorbidito. Fammi un sorriso. Scendiamo qui.
Avete sentito come è cambiato il colore? Senza plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Lo sentite soprattutto sui piatti? Andiamo a vedere solo la batteria per dire. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Così aumentano un po' le alte. Vado ad aumentare la saturazione. Sentite come satura? Infatti vedete che il livello finale è più basso. Potrei andare. Senza. Con. Un colore che a me piace molto è il C. Sentiamolo su tutto il mix. Senza. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Diamogli un po' di cross talk. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Boost. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Troppo. Fammi un sorriso. Sentite come cambia se andiamo veramente a funzione di tre quarti di pollice. Plastica nel tuo sorriso. Sentite come si è tagliata la banda. Nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Senza. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Con. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Eccoci qua. Diciamo che queste funzioni all'interno del mixer di Studio One mi hanno fatto sentire veramente un piccolo Steve Albini in delle produzioni, però hanno contribuito tantissimo al suono finale del mio disco, soprattutto se ci iniziate a mixare dentro. E sono innanzitutto degli effetti che costano poco, ma che fondamentalmente fanno lavorare poco la vostra CPU, perché non sono molto pesanti e vi danno un gran carattere e un grande aiuto nell'arrivare a una rotondità, a un prodotto finale sempre più professionale. Spero che questo video ti abbia incuriosito. Puoi trovare altri video su Studio One o sul Mix nelle mie playlist dedicate. Iscriviti se ti è piaciuto, lascia un like e ci vediamo presto. Ciao!